Gravissimo incidente a Venezia, motoscafo offshore si schianta contro la diga di San Nicolò, muore il pluricampione di motonautica Fabio Buzzi, era passato solo ieri dal porto di Roccella Ionica. I renziani calabresi tutti alla finestra, accolto con grande prudenza il neopartito che non sarà alle regionali, la candidatura resta ancorata al PD. Regionali, Morra del Movimento 5 Stelle chiude ai democratici, candidato governatore in Calabria con il PD, non sia mai. Inchiesta Realtù, assolti a Bologna tutti gli imputati di riciclaggio, per definire il procedimento sono serviti 9 anni e 2 processi. Roccella Ionica si chiude in positivo la stagione estiva per il Porto delle Grazie, ai nostri microfoni il direttore Francesco Lombardo. Gioiosa Ionica, via alla differenziata porta a porta, 2 assemblee pubbliche per esplicare le modalità operative della raccolta. Il sindaco Fuda spiega, si provvederà in proprio senza affidamenti esterni. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Telemia. Cominciamo parlando del gravissimo incidente che si è verificato a Venezia, dove un motoscafo si è schiantato contro la diga di San Nicolò, ha trovato la morte il pluricampione Fabio Buzzi. Solo ieri era passato da Roccella Ionica, vediamo. 3 persone sono morte ed una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico spaventoso avvenuto ieri sera a Venezia. Lo scafo offshore, prototipo della serie 7000 utilizzata dalla Guardia di Finanza, è finito contro la diga di San Nicoletto a Venezia. Nello schianto 3 occupanti della barca sono morti. Il gravissimo incidente è avvenuto intorno alle ore 21, appena fuori dalla bocca del porto tra Punta Sabbioni e il Lido. Tra di loro c'è il progettista pilota motonautico lecchese Fabio Buzzi, 76 anni, che stava tentando il record della Venezia Monte Carlo dopo quelli realizzati nel lago di Como. Ferito gravemente nell'incidente, l'altro lecchese coinvolto, si tratta di Mario Invernizzi, titolare dell'omonima azienda edile, trasportato in ospedale. Le altre 2 vittime sono 2 piloti inglesi. La barca era partita il giorno prima da Monte Carlo ed aveva fatto tappa ieri alle 11 al porto delle Grazie di Roccella Ionica, dove aveva fatto carburante ed anche sostituito un'elica dopo che una cima si era intorcigliata alla stessa all'imboccatura della struttura portuale. Le immagini che vedete sono le ultime girate poco prima della ripartenza dagli operatori di Telemia, che proprio ieri avevano realizzato un servizio sulla tappa calabrese, unica tra Monte Carlo e Venezia. I corpi dei primi 2 deceduti sono stati recuperati subito, mentre il terzo componente dell'equipaggio risultava disperso. È stato individuato poco dopo anche egli deceduto dai vigili del fuoco. L'incidente con il buio fitto sarebbe avvenuto davanti alla Lunata, una diga artificiale fatta di grossi massi calati sul fondale, costruita a protezione delle opere del Mose, a sud della diga di San Nicolò del Lido. Ed è stato accolto con grande prudenza il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Per ora alle regionali la candidatura resterà ancorata al PD. Sentiamo. Davanti a tutti c'è Ernesto Magorno e all'orario del primo caffè che il senatore calabrese ufficializza il suo addio al PD. Seguirà Matteo Renzi anche in questa nuova avventura, dopo aver condiviso con lui tutte le fasi salienti di questi ultimi anni. Questa vicinanza, spiega l'ex segretario regionale dei Dem, mi è costata spesso tanti attacchi, ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta e anche oggi, come 8 anni fa, senza indugi, scelgo di stare con Matteo. L'unico con una visione, il solo con idee moderne, l'unico in grado di capire il futuro. Al netto dei toni trionfalistici, quello di Magorno non sarà l'unico divorzio nel PD calabrese. Nella nuova casa di Renzi, Italia Viva è il nome scelto, chi ha deciso di lasciare il Partito Democratico dovrebbe trovare posto l'ex deputata Stefania Covello, l'attuale segretario provinciale del PD catanzarese Gianluca Cuda, il capogruppo dei Dem al comune di Reggio Calabria Antonio Castorina, principale esponente in Calabria della corrente guidata da Roberto Giachetti, e la consigliera comunale cosentina Bianca Rende. Altre adesioni potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Diversi amministratori locali legati all'ex premier potrebbero decidere di salutare il partito di Zingaretti e sostenere il progetto dell'ex rottamatore. Nessuna apertura da parte dei 5 Stelle in Calabria verso il PD. Morra infatti dichiara: alleati con il PD non sia mai. Vediamo.
Come ho già dichiarato in più occasioni, non sia mai, lo dice Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Antimafia, ad Agorà su Rai 3, con riferimento ad alcune notizie apparse sui quotidiani di oggi che riportavano di un'intesa fra il PD e il Movimento 5 Stelle sul nome di Morra quale candidato a presidente della Regione Calabria. E alla successiva domanda sul perché di tale risposta continua, perché il movimento è nato per essere alternativo a certi mondi partitocratici che hanno fatto vergognare molto spesso gli stessi elettori che avevano dato fiducia a quei mondi e che hanno abbandonato quei mondi votando convintamente Movimento 5 Stelle. Se adesso quei mondi, per riverginarsi, debbono usare altre persone che non provengono dalla loro tradizione, benissimo, non si va da nessuna parte. Si facesse pulizia prima che intervenga la magistratura. La politica deve avviare certi processi di autoriforma. Io ce l'ho con i comportamenti che sono non virtuosi, ma delittuosi, e qui, in terra di Calabria, le posso assicurare che il Partito Democratico ha dato molto, molto lavoro alla magistratura. E ora passiamo all'inchiesta Re Artù. Tutti assolti gli accusati di riciclaggio dopo ben 9 anni e 2 processi. Sono serviti quasi 9 anni e 2 processi per definire il procedimento nato dall'inchiesta denominata Re Artù. Ed entrambi tutti gli imputati sono stati assolti. L'operazione era stata coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, che contestava, nel primo processo definito nel gennaio 2018, i reati di truffa, falsificazione, associazione a delinquere. In quello definito ieri, solo il riciclaggio. I fatti oggetto del processo si riferivano al tentativo di tutti gli imputati di monetizzare un certificato di credito per il valore di 870 milioni di dollari emesso dal Credit Suisse in favore del presidente indonesiano Sukarno e poi finito indirettamente nella loro disponibilità. Il processo da Reggio Calabria era stato trasferito a Bologna per competenza territoriale e lì appunto il procedimento si è diviso e in entrambi gli imputati sono stati assolti. I calabresi assolti in maniera definitiva sono Vincenzo Andronaco di Oppido, Rocco Arena di Torionova, Vincenzo Dattilo di Lamezia Terme, Rocco Filippone e suo figlio Francesco di Melicucco, Michele Fidale di Polistena, Antonino Galasso di Cittanova, Francesco Grupico di Gioiosa Ionica, Antonino Napoli di Polistena, Vincenzo Alessio Rovitti di Cassano allo Ionio, Carmelo Giuseppe Sposato di Taurianova, Antonio Surace di Polistena, Rocco Orsino di Locri. Tra gli imputati anche il siciliano Antonino Drago di Valle Dolmo, in provincia di Palermo. Tra gli assolti di ieri figura Rocco Filippone, imputato nel processo 'ndrangheta stragista davanti al Tribunale di Reggio Calabria, e i fratelli Sposato, finiti in carcere nell'operazione della DDA denominata Terramara. I familiari ne avevano segnalato la scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri, preoccupati dal mancato rientro a casa di una donna di Giffone che si era allontanata nella prima mattina nei boschi alla ricerca di funghi e per curare le sue campagne come faceva abitualmente. Per fortuna nella tarda mattinata, dopo quasi 27 ore, la donna è stata ritrovata dai carabinieri in contrada Riace di Giffoni in discrete condizioni di salute. La donna è stata ritrovata durante le ricerche insieme ad alcuni cittadini volontari nella stessa contrada, anche seguendo delle tracce nel terreno di scarpe da ginnastica e alcune segnalazioni. La dispersa, seduta su un costone tra gli alberi, era in stato confusionale ma cosciente, con qualche contusione e escoriazione e un probabile trauma alla testa. E ora invece ci spostiamo a Roccella Ionica, vediamo insieme il bilancio fatto dal direttore del Porto delle Grazie, Francesco Lombardo. Una stagione importante che ha visto per il Porto delle Grazie un cambio di amministratore, però i numeri vi continuano a darvi ragione, il vostro lavoro in maniera continuata continua a produrre risultati importanti in termini di quantità ma anche di qualità di presenze. Certamente, i numeri sono degli indici che dimostrano effettivamente che la struttura sta andando molto bene. Ora proiettiamo, diciamo, la stagione invernale, le altre stagioni estive con un nuovo amministratore. I numeri mostrano che la struttura sta andando bene e che c'è un cambio anche di tipologie di barche, barche sempre più grosse, barche che continuano ad approcciare, ad avvicinare il nostro porto, e questo, voglio dire, è un segno positivo. L'aspetto umano è importante perché abbiamo visto migliaia di recensioni che indicano il Porto delle Grazie di Roccella come un porto dove, diciamo, l'accoglienza fa la differenza.
Ma certamente l'accoglienza fa la differenza, anche perché il primo bigliettino da visita è un bigliettino da visita molto importante, quello dell'accoglienza. Noi calabresi abbiamo l'indole di essere una popolazione che sappiamo accogliere bene i turisti, e questo, mettendolo a frutto in una struttura turistica come questa, è decisamente importante. Ecco, insieme all'accoglienza anche i servizi. Voi vi specializzate proprio nell'offrire al turista, che di passaggio e non solo, anche decide di rimanere, una serie di servizi che stanno per essere e sono stati già implementati. Ma i servizi sono anche in crescita, tanti servizi verranno anche affinati, questo perché le richieste che vengono effettuate, le richieste che ci vengono fatte dal turista prettamente straniero, sono in continuo, diciamo, cambiamento. E a Palmi invece è intervenuto il sindaco della città per parlare dei beni confiscati e usati per la città stessa. Sentiamo. 14 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che torneranno ad essere utilizzati per la pubblica utilità. Il tutto avviene a Palmi, dove il comune ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei beni e il sindaco Giuseppe Ranuccio evidenzia la portata dell'atto licenziato da Palazzo San Nicola, che prevede entro il 30 ottobre la possibilità ad associazioni, cooperative o quant'altro di poter richiedere l'utilizzo di questi beni. Beni frutto del malaffare, sostiene il sindaco, della prevaricazione e dell'attività mafiosa, torneranno presto nelle mani della collettività per una piena valorizzazione a fini sociali e culturali. Quello dell'assegnazione dei beni confiscati alle mafie è un obiettivo per il quale ci siamo impegnati, osserva il primo cittadino, sin dal primo momento, e questo bando è il risultato del lavoro profuso. Restituire alla pubblica fruizione ciò che è stato ottenuto con la prepotenza tipica dell'agire criminale ci riempie di orgoglio. Come si diceva, si tratta di 14 beni che comprendono 9 terreni, 3 villette e 2 fabbricati ubicati sul territorio comunale, e che saranno assegnati per la realizzazione di attività con finalità sociale. L'iter inizia il 15 novembre del 2017, quando è stato approvato il regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati aveva trasferito in proprietà al Comune di Palmi. L'ente aveva poi provveduto a trascrivere e volturare all'Agenzia delle Entrate i decreti al fine di formalizzare la procedura di acquisizione delle proprietà. In seguito, nei mesi di aprile e novembre del 2018, il Comune di Palmi aveva aderito e manifestato il proprio interesse per tutti gli immobili confiscati in via definitiva all'Andrangheta al fine di destinarli per finalità sociali o in via residuale per finalità di lucro, con utilizzo dei proventi per finalità sociali. E continua la protesta dei precari della sanità cosentina, che stamattina si sono recati presso la prefettura ma hanno ricevuto l'ennesimo rinvio da parte del generale Cotticelli. Sentiamo. Nessuna risposta da quando avete occupato l'azienda ospedaliera? No, al momento nessuno. Quelle che sono state le nostre richieste al momento sono tutte inevase. Tra le altre cose, oggi ci presentiamo qui in prefettura per incontrare Sua Eccellenza, perché proprio 10 minuti fa abbiamo ricevuto dalla segreteria di Cotticelli, del generale Cotticelli, il nostro appuntamento è stato rimandato a giorno 3, noi avevamo appuntamento giorno 19 ed è stato rimandato per il giorno 3-10. Troppo tardi per voi giorno 3, perché? Troppo tardi perché noi comunque da lui aspettiamo delle risposte in merito all'internalizzazione oppure ad una stabilizzazione, e poi perché comunque giorno 30 è l'ultimo giorno utile, dopo c'è il licenziamento. La vostra protesta continua ad oltranza? La nostra protesta continua ad oltranza, e comunque in ogni caso non ci fermeremo qui. Siamo venuti oggi dal prefetto per vedere se ci può incontrare in modo tale da fare da tramite, se abbiamo la possibilità di accelerare i tempi affinché scongiuriamo almeno il licenziamento, e avendo una proroga possiamo almeno avere la speranza di poter ragionare su una risoluzione del problema, che è più grosso. E ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
Bentrovati a questa seconda parte del TG News. Andiamo subito a Gioiosa Ionica, dove parte la raccolta differenziata porta a porta. Due le assemblee pubbliche per spiegare le nuove modalità operative ai cittadini. Sentiamo. Un incontro positivo quello di questa sera nella contrada di Sant'Antonio per illustrare il percorso che come amministrazione comunale intraprendiamo a partire da sabato 21 settembre sulla raccolta differenziata. Anche in questa area, come in altre aree del paese, partirà la raccolta differenziata porta a porta. È un altro tassello che si aggiunge in questo percorso che abbiamo avviato circa un anno e mezzo e che nei prossimi giorni si completerà appunto con l'estensione del sistema in altre aree del paese. Una buona partecipazione quella dei cittadini di Sant'Antonio, che hanno giustamente posto diverse questioni all'amministrazione, hanno fatto parecchie domande proprio per capire bene come partire fin da subito con il piede giusto. Era questo del resto l'intento dell'amministrazione, organizzare questa assemblea per chiarire alcune questioni, cosa che faremo anche domani sera in un'altra zona del paese presso la scuola Cerchietto di Gioiosa Ionica, in cui torneremo su questi temi per approfondire tutte le esigenze che ci sono e che dal 21 di settembre vedrà impegnati i cittadini in questo nuovo percorso. Riteniamo che, seppur ci saranno come prevedibile delle criticità, l'esperienza ci ha insegnato in questi due anni che con la collaborazione che i cittadini hanno dimostrato possono essere queste criticità superate anche in modo agevole. Come amministrazione siamo particolarmente contenti perché l'attivazione di queste nuove zone ci consentirà di chiudere con la raccolta differenziata porta a porta praticamente sul 95% del territorio di Gioiosa Ionica. È una sfida che chiaramente non si chiude con la semplice estensione del porta a porta, ma che nei prossimi mesi e direi anche nei prossimi anni ci vedrà impegnati sul tema più generale dell'ambiente, che è una sfida che non appartiene solo alla comunità di Gioiosa, ma in senso un po' più largo appartiene alla nostra regione, che ahimè vive delle criticità particolari, ma su questo siamo impegnati e cercheremo anche da Gioiosa di dare un contributo sui temi dell'ambiente. Giovedì prossimo ci sarà un incontro di tutti i comuni proprio per discutere sulla capacità anche di riscuotere la tariffa, di mantenere gli impianti di trattamento di Siderno e di Gioia Tauro, e sarà importante capire come uscirne. La cosa fondamentale però è che se ne esce soltanto con una maggiore consapevolezza e maggiore responsabilità proprio nell'approcciarsi alla gestione dei rifiuti. Noi dobbiamo assolutamente contrastare e lottare tutte le persone, tutti i soggetti che abbandonano i rifiuti per strada, che si rifiutano di collaborare differenziando, ed è una piaga che dobbiamo lottare tutti quanti insieme da qui ai prossimi mesi e spero al più breve tempo possibile debellare questa piaga che c'è, ed è una piaga assolutamente dannosa per l'intera comunità. È un danno grave, ha delle rilevanze penali abbandonare i rifiuti per strada. Noi siamo attrezzati attraverso dei sistemi di rilevazione delle infrazioni che abbiamo attivato in diversi punti del paese, le vari cassonetti da una vasta area ci consentirà di liberare ancora di più questi strumenti tecnologici che potremmo piazzare, tra virgolette, lì nei luoghi dove si concentrano per la maggior parte questi scarichi anomali, questi depositi anomali. Basta poco, è una scelta di responsabilità ed è un piacere differenziare. Chi inizia poi non può più smettere, perché effettivamente sente la necessità di non sprecare il rifiuto, perché veramente il rifiuto è una risorsa e si valorizza davvero tanto. E restiamo ancora sullo stesso tema, perché è intervenuto anche il sindaco di Gioiosa, Salvatore Fuda, per far capire quali sono i vantaggi della nuova raccolta. Noi abbiamo, come si sa, scelto di gestire in economia, cioè direttamente come comune, il comparto dei rifiuti, e abbiamo ovviamente messo un po' più di tempo per completare l'opera, però allo stesso modo abbiamo realizzato dei risparmi interessanti.
è come funziona in realtà il sistema della raccolta. E più si differenzia, maggiore è la possibilità che ha il comune di valorizzare il rifiuto, cioè di rivenderlo ai consorzi di filiera e di incamerare il contributo. Allo stesso modo, più è alto il tasso di differenziata, minore è la spesa che il comune ha nell'affrontare lo smaltimento dell'indifferenziato, per cui più si differenzia, più il comune spende di meno. E questo significa che spendendo meno il comune, di riflesso spenderà di meno anche l'utente, perché la legge dice che tutto il costo di tenere pulito il paese, comprende anche lo spazzamento, viene spalmato al 100% sugli utenti. Per cui se il comune spende di meno per smaltire, perché differenzia di più, minore sarà la bolletta. È ovvio che questi costi, diciamo, sono già costi abbastanza contenuti, perché un comune come il nostro, che ha 7.000 abitanti e che fa un volume interessante di rifiuti, ha un piano tari, cioè spende per tenere pulito il paese una cosa come 750.000 euro più o meno, e non è una cifra elevata rispetto, ripeto, a comuni di pari estensione, di pari popolazione, perché si è appunto deciso di gestirla internamente e si fanno delle economie. Allo stesso modo siamo dotati di un centro comunale di raccolta, che è una cosa importantissima e complementare rispetto alla raccolta differenziata, o meglio, non avremmo potuto fare la raccolta differenziata senza il centro di raccolta. Quindi noi abbiamo costruito prima il centro di raccolta e poi successivamente avviato la differenziata, perché serve a poter conferire tutta quell'altra parte di rifiuti che non vai a mettere nel mastello che è in dotazione all'utente. Per cui la cosa interessante è che questo centro di raccolta, completamente gestito dal comune, quindi dagli operai comunali, può accogliere una quantità di rifiuti, una quantità di tipologie di rifiuti molto molto varia, e quindi questo ci consente di completare, questo è un complemento alla raccolta differenziata che si fa porta a porta, ed è una delle cose, diciamo, una delle piattaforme nell'intera Locride, è una delle poche attive, quindi è una possibilità in più che ha il cittadino di Gioiosa e che ha la possibilità appunto di conferire correttamente al centro di raccolta. E ci spostiamo ora a Taurianova, dove si è dimesso Pino Pardo, il presidente del Comitato Dializzati. Sentiamo. Dopo tante battaglie e passione, il dottor Pino Pardo, presidente del Comitato di Tutela Pro Centro Dialisi di Taurianova, si è dimesso e lo fa sapere attraverso una nota dove sottolinea che, raggiunti gli obiettivi prefissatisi, ha preferito lasciare l'incarico. Pardo, anch'esso paziente dializzato per lungo tempo, poi trapiantato, si è fatto portavoce e testimone negli anni di tutte quelle incertezze che ha attraversato il reparto, difendendo a spada tratta sia il personale che ci lavorava, sia e soprattutto i pazienti in balia di una sanità regina allo sbando. Prima la paura che il centro venisse chiuso, le successive rassicurazioni che questo non sarebbe stato smantellato, dopo la mobilitazione del comitato e della comunità taurianovese, la paura dell'accorpamento con il centro dialisi di Palmi, poi la carenza medico-infermieristica che ha trasmesso incertezza precludendo il perfetto funzionamento e la normalità del servizio ai dializzati. Ora il traguardo raggiunto dopo un'estenuante battaglia fatta fino a pochi giorni fa, quando davanti al cortile dell'ex ospedale di Taurianova aveva portato i dializzati e i loro familiari in un'assemblea permanente, aspettando la risposta ad una richiesta accettata ma non espletata dai dirigenti ASP, che prevedeva il rafforzamento del centro dialisi con più personale. Adesso il personale specialistico è arrivato e al momento si contano 4 medici nefrologi, un caposala, 12 unità infermieristiche, un infermiere in servizio ambulatoriale, 2 operatori sociosanitari, in totale 20 figure professionali componenti lo staff del reparto. La struttura dialitica taurianovese, spiega Pardo, viene così dotata dei necessari medici, infermieri ed operatori sociosanitari per essere pienamente efficiente. Pardo, nella sua lettera di commiato, si lascia andare ad una confidenza, sottolineando che dopo tante mie parole intrise di verità, di speranza e di amore per il centro e quant'altro si è detto e scritto sul caso dialisi di Taurianova, qualora senza volerlo avessi offeso qualcuno, osserva l'ex presidente del comitato, in maniera sommessa e garbata, sento nel mio intimo la necessità di chiedere scusa.
E passiamo ora invece alla manifestazione organizzata da Movimundi e dall'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, perché c'è stata la prima del video intitolato Post Fata Resurgo, girato sulle ceneri degli orti bruciati. Sentiamo. Nell'ambito dell'ultima manifestazione organizzata da Movimundi e dall'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita con il patrocinio del Comune di Cavolonia in sostegno degli orti in giardino di Ilaria Campisi, andate distrutti da un incendio doloso, c'è stata la prima del video intitolato Post Fata Resurgo, girato sulle ceneri degli orti bruciati. Il video è stato prodotto dagli artisti degli orti in giardino e vuole essere un modo per diffondere il grido del nostro pianeta torturato da vandalismi. La protagonista, danzatrice con i suoi movimenti, il grido viscerale, tenta di arrivare nelle piaghe più profonde di ogni spettatore per scuoterlo. Gli orti in giardino sono una realtà che nasce nel 2017 in un'area incredibilmente ricca di biodiversità ai piedi della collina di Foca di Caulonia, con l'intento di far partecipare più persone possibili non solo alla nascita e alla produzione di prodotti biologici con gli orti in affitto, ma anche alla possibilità di godere insieme di momenti di condivisione per coltivare se stessi e rigenerarsi. In questi anni gli orti in giardino sono stati vissuti, frequentati e condivisi e hanno dato il benvenuto per far crescere pensieri buoni, allegri, nuovi e leggeri, per poter continuare insieme il viaggio, gustare esplorando con consapevolezza, grazia ed armonia, per ascoltare un concerto o assistere a rappresentazioni teatrali, ascoltare la storia dei luoghi e dei tempi che furono, magari al chiaro di luna o guardando le stelle, per scoprire il valore di un'alimentazione sana e biologica, seminare idee e far nascere collaborazioni. E al via le riprese di Ostaggi, un video partecipativo che nasce dalla collaborazione tra AQR e l'associazione Liberi Svincoli. È stato realizzato proprio dai lavoratori della sede AQR di Locri, che hanno vinto una gara per la sceneggiatura. Sentiamo. Lavoro per la società Advisors. Con la società abbiamo partecipato ad un contest che ha proposto la società nostra committente, il gruppo AQR, nella fattispecie AQR per il sociale, un contest di video partecipativo. Siamo stati selezionati e abbiamo fatto 3 weekend di formazione con dei professionisti, l'associazione Liberi Svincoli, e appunto abbiamo fatto questo percorso formativo e abbiamo iniziato a girare e montare questo cortometraggio. Il tema del cortometraggio è molto importante per noi perché cerchiamo di evidenziare le bellezze della nostra gente e del nostro territorio, ed è stata un'esperienza splendida. Ho partecipato a questa iniziativa dell'azienda per cui lavoro, quindi un cortometraggio il cui tema era un tema a sfondo sociale, in questo caso si parlava di ostaggi, quindi il tema fondamentale era quello cercare di superare il pregiudizio che si ha nei confronti di quella che è la nostra terra, il sud, e quindi il punto di vista che è stato sviluppato per affrontare la tematica è stato quello di 2 turisti del nord che sono scesi in vacanza qui. La vacanza è stata regalata appunto da un gruppo di amici e tutto parte da uno scherzo. Poi i turisti appunto milanesi, una coppia milanese si ritrova qui in vacanza e ha appunto l'occasione, l'opportunità di conoscere innanzitutto più a fondo questa terra e soprattutto le persone, quindi la gente del luogo, e cercare di superare quindi il pregiudizio. A tutto ciò si ricollega appunto il titolo Ostaggi, perché c'è il tema che si sviluppa su 2 binari: ostaggi, quindi riferimento ai sequestri e alla brutta fama che in passato appunto ha avuto la nostra terra, e di conseguenza in parallelo il tema di essere ostaggi del pregiudizio, quindi cercare di lavorare su questo doppio binario. E quindi questo è stato il tema portante di tutta quanta l'iniziativa e quindi il tema su cui si è sviluppato poi tutto quello che è stato il lavoro. Corto, come anche diciamo il fine di questo
di tutta l'opera è proprio quella di, diciamo, rilanciare il territorio, proprio per dare un significato a quello che è il territorio stesso. Infatti l'auspicio dopo il Festival del Cinema, appunto, è quello che il cortometraggio possa, diciamo, avere una funzione di messaggio positivo di quello che è il territorio, di scoperta e anche di riscoperta per tutti i calabresi che ad oggi magari stanno qui e che spesso e volentieri magari considerano la nostra terra un pochettino arretrata, ma che in realtà è già molto avanti rispetto a quello che è il nostro già futuro presente. Dunque, questa è stata un'esperienza meravigliosa dove mi sono occupata di vari ruoli, ma soprattutto dell'aspetto musicale, e appunto per questo valorizzare anche i nostri musicisti, i nostri proprio musicisti locali, tra cui Francesco Loccisano e Fabio Macagnino, e volevo ringraziarli perché grazie alla loro musica, alla loro magia, hanno reso questo montaggio veramente strepitoso, interessante. Siamo veramente fieri di quello che noi abbiamo qui in questa terra nostra. Il mio compito è stato principalmente quello di gestire la parte audio del film. In questo ruolo, ovviamente, come dice la mia collega, abbiamo scelto dei musicisti locali che ci hanno permesso, diciamo, di svolgere il lavoro in maniera egregia dal punto di vista musicale. Oltre a ciò ho dovuto gestire anche la microfonazione e i volumi dell'audio dei vari attori che hanno partecipato al film. Adesso siamo in una fase molto importante, che è quella del montaggio. È una fase abbastanza dura e difficile, però allo stesso tempo ci stiamo impegnando al massimo per portare a casa il risultato, che speriamo sia ovviamente gradevole per tutti e che possa essere apprezzato dai più. Siamo contenti di aver lavorato con l'associazione Liberi Svincoli, che ci ha dato una grandissima mano in quello che è stato tutto il lavoro. Siamo contentissimi di aver lavorato con tutti loro, anche persone che adesso non ci sono. Ringraziamo quindi Carlo, Matteo, Giorgia e Cristina. E cos'altro dire? Il film uscirà tra circa un mese e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Speriamo di realizzarlo al meglio possibile. E siamo all'agenda. Fino al 24 settembre a Riace i festeggiamenti in onore dei Santissimi Cosma e Damiano, con alle 17.30 Rosario, alle 18 la Novena e poi dopo alle 18.15 la Santa Messa. 20 settembre a Locri presso il Centro Pastorale alle 17.30 la 26esima Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Il 21 settembre invece a Monasterace presso il Museo e Parco Archeologico della Antica Caula, nelle ore 20, il contributo della ricognizione allo studio dell'economia antica, i casi di Caulonia e Locri. Sempre il 21 settembre, ma a Locri presso Palazzo Nieddu, dalle ore 20 alle ore 23 ti ritraggo con un reperto che proseguirà anche per la giornata del 22 settembre. A Gerace invece presso la chiesa di San Francesco d'Assisi alle ore 9.30, sempre il 22 settembre, la prima riunione di circoscrizione, il tema i Lions ed il territorio. E poi il 24 settembre a Riace, sempre in occasione dei festeggiamenti per i Santissimi Cosma e Damiano, la benedizione dei bambini. E ora passiamo ai titoli dei quotidiani calabresi. Bentornati dagli studi della rassegna stampa, leggiamo insieme le prime pagine dei quotidiani calabresi. Cominciamo da Gazzetta del Sud. Al centro Oliverio, io resto in campo, l'attacco a Morra fa il moralista ma si guardi allo specchio, il presidente della regione respinge gli out dem, sì alle primarie, nessuno può mandarmi via. E poi l'immagine con incidente sulla statale 106, muore un norvegese Brancaleone, auto centrata da un furgone, feriti i due occupanti. Scendiamo, andiamo a Reggio, l'azienda sanitaria annulla le assunzioni ma il TAR le riesume. Poi ancora Reggio, chiusa sulla 106 l'uscita per vocale, in furia la polemica. Torniamo in alto, Reggio, comune e città si affidano alla Madonna. E ancora Reggio, minaccia al pizzaiolo di San Cristoforo, chieste 7 condanne. Poi 'Ndrangheta, riciclaggio di un bond da 870 milioni dell'ex presidente
indonesiano, assolti a Bologna tutti gli imputati. Passiamo al quotidiano del Sud, al centro verso le elezioni, con Renzi. Ora no, ci sono le regionali, gli esponenti del PD calabrese che aspirano ad una candidatura restano alla finestra, al nuovo partito dell'ex premier hanno aderito ad oggi Magorno e Lacovello. L'evento Bartolomeo I da oggi in Calabria, prima tappa Lungro e poi esecutivo regionale, la sfida della CGIL per il cambiamento, lavoro prima di tutto. Anche qui l'incidente Brancaleone, un morto e due feriti nello scontro tra auto e furgoni. Scendiamo, regionali, Oliverio, il commissario vuole sottrarre il PD ai calabresi 5 Stelle, Nesci, possiamo farcela da soli e si propone. Poi Lega in Calabria, i giovani rivendicano il candidato governatore. Scendiamo in basso con Falco Matè che dichiara ho fatto rinascere Reggio, l'intervento del sindaco alla consegna del cero votivo in Duomo, città tornata a testa alta. Gli auguri del Papa all'arcivescovo Morosini per i 50 anni di sacerdozio. Finiamo con il caso in basso sempre a quotidiano nel Sud, effetto Nicolas, donazioni triplicate in 10 anni. Lettere del padre 25 anni dopo l'uccisione del piccolo. E dalla rassegna stampa è tutto. Il tempo che farà in Calabria con il nostro meteo. Un campo di alte pressioni abbraccerà la nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, nello specifico sul litorale tirrenico e sull'Appennino, centro meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Sul litorale ionico invece cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature in generale stabili con estremi di 22 gradi e punte di 28, venti deboli, mari da mossi a poco mossi. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, riepilogo. Gravissimo incidente a Venezia, motoscafo offshore si schianta contro la diga di San Nicolò, muore il pluricampione di motonautica Fabio Buzzi, era passato solo ieri dal porto di Roccella Ionica. I renziani calabresi tutti alla finestra, accolto con grande prudenza il neopartito che non sarà alle regionali, la candidatura resta ancorata al PD. Regionali, Morra del Movimento 5 Stelle chiude ai democratici, candidato governatore in Calabria con il PD, non sia mai. Inchiesta Re Artù, assolti a Bologna tutti gli imputati di riciclaggio, per definire il procedimento sono serviti 9 anni e 2 processi. Roccella Ionica, si chiude in positivo la stagione estiva per il Porto delle Grazie, ai nostri microfoni il direttore Francesco Lombardo. Gioiosa Ionica, via alla differenziata porta a porta, 2 assemblee pubbliche per esplicare le modalità operative della raccolta. Il sindaco Fuda spiega, si provvederà in proprio senza affidamenti esterni.